Intanto buonasera a tutti, io ringrazio Vladimir che sta con noi questa sera. Questo è l'incontro che io ho voluto di più, devo dire, quando abbiamo cominciato a progettare i Pirati della Bellezza di quest'anno ho detto: io vorrei che viene Vladimir. Non so se ti ricordi, ma quando c'è stato il Lazio Pride qui a Viterbo, tu hai mandato un messaggio. Io ho assistito al Lazio Pride con molta, molto divertimento e. E devo dire che questi ragazzi e questi uomini, donne, anche i genitori che stavano lì, era molto bello vedere i genitori. Ma, 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 mi ha emozionato molto di più i genitori che stavano lì. E... mi ha riportato a apprezzare la politica, quella vera, non quella fatta di poltroncine cioè, e cose varie. È arrivato un tuo messaggio che eri impegnata, per cui non venivi a Viterbo per una ragione. Vladimir, oltretutto, è, 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 è colei che ha fatto il primo Pride italiano, per cui è la madrina un po' di tutti i pride italiani. Devo dire che questo dividerbo era molto interessante, nel prossimo libro magari citalo perché è stato fatto il Lazio Pride nella città dei Papi, che non è proprio una banalità, e, e, e una città per molti versi nera, nel senso perché perfino nella pietra, mentre noi abbiamo città nostre che sono bianche come Tarquinia che è una città di mare, per cui è tutto un altro tipo di città è stata l'ultima provincia che ha fatto il Pride volevo che ci fosse Vladimir per proprio avere un filo rosso perché voglio fare in modo che i Pirati della Bellezza sia sempre più il il festival dei diritti. Noi europei siamo molto autocentrati, non ci rendiamo conto che mentre per noi i diritti sono una cosa così, ma il 90% del, del mondo probabilmente non sa nemmeno di che cosa stiamo parlando quando parliamo dei diritti individuali. Per cui la, la tendenza sarà questa qui, l'abbiamo messa a fuoco proprio quest'anno, anche grazie a Vladimir. Uh, ri, ri, ridico le cose che dico tutte le sere quando ci vediamo perché non tutti hanno assistito alle puntate precedenti. Uh, I pirati della bellezza si chiama così perché noi siamo etruschi e gli etruschi erano famosi per, uh, perché uh, rubavano e rapinavano le, le, le navi greche e si portavano le cose belle a casa, per cui eravamo già insomma belli furbetti all'epoca. Uh, il, il, il festival di quest'anno è dedicato a un gigante della storia che è Cosè Martì che è l'autore tra le altre cose della, della, di Guantanamera delle parole di Guantanamera che sono bellissime, andate a leggere adesso non ve le leggo perché se no andiamo troppo in là però andate a leggere perché sono una cosa meravigliosa tra le altre cose dice voglio condividere la mia vita con tutti i poveri del mondo che una cosa che non dice più nessuno questo era un rivoluzionario cubano pre-marxismo, diciamo, eh, era rivoluzionario, nel senso che voleva l'indipendenza di Cuba sia dalla Spagna che da, dagli Stati Uniti. Quest'anno, l'altro anno, anno la, 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 il FESI ha dedicato a una grandissima donna straordinaria eh, che è tornata di moda, ma per molti anni non era di moda, che è Frida Kahlo. Uh, Frida Kahlo, io, io, essendo sempre più vecchio, non, non ho più un rapporto di stima con queste persone, ma proprio di gli voglio bene a Frida Kahlo per il dolore che ha trasformato in bellezza in continuazione. Una donna straordinaria, una donna che è anche interessante dal punto di vista delle cose che diremo qui perché molto aperta, diciamo, in tutti i sensi e capite che al tempo di Frida Kahlo era molto più difficile essere molto aperti di oggi. Oggi con qualche difficoltà non da poco in Occidente con grandissime difficoltà in tutto il mondo, essere diciamo, liberi è un po' più difficile. Ultima cosa, ringrazio Un'Industria e Lance che ci mettono a disposizione questo meraviglioso posto che all'interno di una struttura industriale eh, ormai andata eh, diciamo archeo industria eh, qui c'era un, un gasometro per cui la forma che vedete è perfettamente quella del gasometro. Okay? Io ringrazio tutti i presenti, inizierei con Francesca Buzzi che eh, ah, l'altro giorno una ragazzina mi ha detto ma tu non ti sei presentato e io mi chiamo Carlo Galeotti per chi non lo sapesse <ride> No, no, ci, ci sono rimasto male perché una ragazza dice: Ma io stavo qui, eh, poi l'abbiamo invitata a cena con eh, Arlacchi ieri sera, con il cioè, sacchappello, tutto qua. Dico: Ma tu dove dormi? E dice: dormi, Ma dove mangi? E io ho detto: Allora vieni a cena con noi è venuta a Cena Guarracchi e ha detto ho realizzato uno dei miei sogni, incontrare una persona che ha conosciuto Falcone. Vabbè, insomma, per cui, però mi ha detto pure ma tu chi sei? Perché non ti sei presentato? Vabbè, iniziamo la cosa vera, ringrazio ancora Vladimir Ursur io vi farei un nuovo applauso perché a questa cosa ci tengo veramente molto. Buonasera, Buonasera a tutti. Io vi do il benvenuto ai Pirati della Bellezza, rinnovo il mio benvenuto a Vladimir che è qui con noi, ci fa veramente molto piacere che sei stasera qua con noi. E ricordo alcune piccole informazioni diciamo, di servizio, intanto che eh, i, Pirati i Pirati della Bellezza è eh, reso possibile grazie a una serie di aziende, di associazioni di categoria, di fondazioni e di tanti privati che eh, mettono a disposizione i loro soldi per fare cultura. E ci aiutano ad investire in questo. E proprio per questo ehm, alcuni di voi, i primi 50 che sono entrati in questa sala, hanno, avranno sicuramente già ricevuto il voucher con il quale potranno ritirare gratuitamente una copia omaggio del libro di Vladimir, il, il coraggio di essere una farfalla. Eh, perché eh, questa iniziativa è eh, già il secondo anno che la replichiamo eh, fa un po', eh, nasce dall'idea del caffè sospeso napoletano no? L abbiamo chiamato il libro sospeso quindi regalare libri, fare cultura grazie alle aziende che ci permettono di farlo e in particolare i libri di questa sera sono offerti da, da Coldiretti sì, fa, fammi dire una cosa da... su Coldiretti la, 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 la direttora di, 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 di Col Diretti è entusiasta della tua presenza. Grazie. È interessante. <ride> E, quindi alla fine di, questo, di questa chiacchierata, di questa intervista, eh, Vladimir avrà il piacere di firmare le copie che, che avrete qua, quindi vi chiedo semplicemente di fare una, una fila ordinata e lei scambierà due parole con voi. Eh, chi, non ha, chi volesse anche acquistare questa sera il libro eh, di Vladimir può farlo nel banco libri che c'è all'ingresso gestito dalla libreria Fernandez. Ehm, ricordo a tutti e anche alla nostra ospite che questa serata è in diretta sulla pagina Facebook di Tushaweb, Web, sul quotidiano online Tushaweb Web e sul Radioradicale.it che è il nostro partner. Direi che dopo un altro applauso, credo che se lo meriti, <ride> Vladimir! Non ancora non hai fatto niente, ma farai, iniziamo la nostra, la nostra chiacchierata, senti Vladimir, allora io eh, vorrei intanto Partire da, dal tuo libro, anche se è un libro che eh, ha già qualche anno, no? Tu l'hai scritto, è uscito nel 2017, e quindi è già nelle librerie da un po', ha ottenuto tantissimo successo, tant'è che è anche difficile trovarlo ormai, vero? E, parleremo di tante cose, però per partire da questo libro io volevo partire da una frase che tu dici al lettore, ai tuoi lettori, già nelle prime righe, no? tu inizi scrivendo e dicendo "Sarai trance anche tu ai tuoi lettori". Che cosa vuol dire? È un po' una provocazione, no? Che tu lanci. Che vuol dire questo "sarai trance anche tu"? Allora, intanto grazie. Io sono molto contenta di essere qui e grazie a voi di aver deciso di dedicare un po' di tempo insieme. Eh uh, è sicuramente una provocazione perché ehm, spesso quando si usa la parola trans la si usa unicamente per definire le persone che transitano da un genere sessuale a un altro. Io ho un po' allargato questo concetto all'arte, eh, ad esempio un libro un romanzo che a un certo punto fa la descrizione di un paesaggio fatta così bene che ti sembra di vedere un quadro, ecco lì i generi, che magari non sono anagrafici ma sono artistici, si confondono tra di loro, quindi il narrativo, diciamo così, va verso il pittorico, oppure anche l'uso che viene fatto di alcune parole soprattutto nella poesia che hanno quel suono meraviglioso eh, diventa musica eh, quindi la, diciamo così, il transgender l'andare oltre i generi applicato nel, nell'artistico trans perché transitiamo tutti in questo mondo siamo solo di passaggio quindi l'ho utilizzato anche per, per questo motivo ma soprattutto anche per esorcizzare queste paure che alcune persone tirano fuori ogni tanto. Perché se tu metti paura alle persone e poi ti ergi da difensore, speri in questo modo di ottenere del consenso. Quindi diciamo che coloro che, per esempio, hanno inventato l'ideologia gender, la paura che c'è una specie di uh, lobby LGBT che intende deviare gli adolescenti, che intende... insomma, ehm, noi ci bastiamo quelli che, che siamo, sono. devo dire ne siamo anche abbastanza, se poi ci mettiamo anche i repressi, sai quanti ne siamo? Cioè i velati, ne siamo tantissimi e siamo dappertutto, dappertutto. Quindi, non c'è nessun interesse, diciamo, c'è forse l'interesse, magari, non ad avere più gay nel futuro, ma ad avere meno omofobi nel futuro. Quindi, il, il, il titolo era proprio un po' questo: di provocazione, sarai trans anche tu perché tutti in fondo transitiamo nella vita e soprattutto anche transitiamo con la mente. Spesso possiamo cambiare, cambiare idea, cioè, non dobbiamo aver paura del cambiamento perché. Ciò che è stantio è maleodorante e spesso porta anche mm, no, puzza, porta no, malaria, queste cose qui. Invece bisogna scorrere, bisogna essere capaci di credere nel cambiamento e nessuno deve avere paura del cambiamento. E soprattutto non bisogna avere paura uh, di chi consideri diverso da te da un punto di vista sessuale. Perché per fortuna non nasciamo tutti in... In una catena di montaggio, non siamo tutti uguali, ma no ma altrimenti sai che palle, cioè, siamo un mondo di persone diverse, ognuno per la sua particolarità, e dobbiamo imparare ad attingere l'infa anche da ciò che consideriamo diverso dall'altro da noi. Solo una cosa sul libro: io vi consiglio di leggerlo perché è veramente interessante. Al di là del datato, non datato, i libri hanno questa potenza della parola che, se funzionano, funzionano sempre. Insomma, comunque, possono addirittura funzionare di più in alcuni momenti. Perché è il mondo visto dagli occhi di Vladimir. Per cui le stesse cose che voi interpretate in un certo modo, lei le interpreta con una. Weltanschauung, dicono quelli che parlano bene. È diversa. E è interessantissimo, perché ogni tanto in continuazione dice: Io non ci, ho pensato, non ci ho pensato, perché lo vedo in un altro modo, ovviamente. Per cui è didattico, praticamente, è un, è un libro per bambini, didattico, proprio, per cui vi fa vedere come si può vedere il mondo da, da un altro punto di vista. Che, è un mondo molto complesso in cui ci sono stati dentro giganti di tutti i tipi. Fatemene dire uno: Alan Turing. Il, il, è un, oltretutto, dentro questo mondo, i trans sono quelli ancora più discriminati de, degli omosessuali perché l'OMS ha, sì, sì, ha cambiato. Adesso stanno a pari degli altri. Sì, rispetto all'inferno. Eh, Alan Turing è uno dei geni, che, quello Beh, che ha, è, è quello che ci ha fatto vincere la seconda guerra mondiale so. sostanzialmente, e, per una serie di ragioni. E, <ride> Era omosessuale. Wittgenstein, uno dei miei filosofi preferiti, aveva un grande amore con un matematico svedese. Non lo so dove l'aveva recuperato. Ma diciamo stranamente, per me, queste cose qui da sé, pur venendo da un quartiere molto popolare, in cui da bambini, se ti dicevano frocio, bisognava ripenargli. Eh, non lo so per quale transizione, eh, a me sono to totalmente trasparenti e l'orgoglio più grande è che sono trasparenti per mio figlio e, e spero per mia nipote. Totalmente trasparenti perché una non abbiamo questa preoccupazione di nessun tipo sulla sessualità degli altri, ognuno dentro il letto suo fa quello che gli pare, se lo vuole mostrare lo mostra, se non lo vuole mostrare non lo mostra. Comunque il libro è molto bello perché. È molto semplice dal punto di vista, diciamo, dà molte informazioni e molte cose che non sappiamo su mondi medio orientali, su, su, su i femminieli per esempio. Io li conoscevo, conoscevo la storia, hanno fatto anche un pezzo di resistenza i femminieli napoletani, però vi mette in, in riga un sacco di deuzze che uno ha qua e là e, e capisce che cosa è un mondo visto con occhi diversi da nostri. Scusate, eh. ma... È bisogno... no, volevo solo una piccola parentesi su Alan Turing che tu eh. hai citato, che effettivamente è stato colui che ha decodificato il linguaggio nazista, per cui ha, ha dato la possibilità di vincere Era il periodo in cui c'erano i bombardamenti su Londra. E poi Alan Turing purtroppo ha avuto una fine tragica. E solo ultimamente il governo britannico regina, ha fatto un mea propria. culpa e la regina ha fatto un mea culpa, facendo delle scuse pubbliche per come è stato trattato. Detto questo, però, vorrei vivere in un mondo in cui non c'è bisogno di essere Alan Turing per essere rispettati per quello che siamo. Cioè, abbiamo avuto. Abbiamo avuto delle persone brillanti nella nostra comunità rimanendo in ambito Scusa, inglese. Una però... cosa solamente, non è bastato essere Alan Turing per essere rispettato. Esatto. Non è bastato non perché è, bastato. è stato ucciso eh. dalle leggi esatto. anglosassone. come Oscar Wilde ad esempio un'altra persona che è stata processata per, la, per il suo orientamento sessuale in realtà e, e in un periodo in cui l'omosessualità era reato in Inghilterra Uh, è stato appunto processato. E, mh, ecco, vorrei un mondo. perché poi i geni. cioè, non è che. i cioè, geni sono. non è che sono gay, i geni sono geni, ecco, quindi. diciamo, un mondo in cui dobbiamo essere rispettati tutti proprio come esseri umani. Sembrano delle banalità, purtroppo non è così. Non sempre lo sono. Mm. Nel libro tu, eh, quindi, racconti molte cose, molti aneddoti, anche tuoi personali. E in particolare racconti di quello che tu stessa hai definito il tuo primo atto politico, ben prima di mettere piede no, in Parlamento, e è una reazione che tu hai avuto a una certa aggressione. Ce la vuoi raccontare e dirci che cosa ti ha spinto a reagire? Allora, io sono nata a Foggia, ok, in Puglia, nel 1965. 57 anni, lo so che non li dimostro, sono lì a dire le è scontato. è scontato. Allora, ehm, 1965 Foggia una città del sud e, ehm, diciamo così, un periodo in cui non c'erano i Pride, non c'erano associazioni, non c'erano loca, non c'era niente, soprattutto a Foggia. E noi, diciamo così, che ci, ci frequentavamo tra di noi, tra simili. Eh, avevamo una piccola comitiva formata da gay, da lesbiche, da trans, e avevamo come punto di riferimento una panchina. Una panchina noi stavamo sempre su questa pianchi, panchina sul viale della stazione. E, infatti, a me piace molto quando fanno le panchine rosse, dedicate alla violenza di genere, quando fanno le panchine Rainbow, perché mi ricorda quella panchina e ci stavamo lì attorno alla panchina e mi ricordo che c'era uno di noi che stava facendo in quel momento l'imitazione di Ornella Vanoni che la sapeva fare proprio uguale la voce e ci stavamo divertendo da matti no? si era messo lì sul marciapiede faceva Ornella Vanoni noi applaudavamo insomma. a un certo punto inchioda un'auto e escono da questa macchina quattro persone molto con questo sguardo Cruci. torvo, sì, molto arrabbiate. cioè ne eravamo felici. Stavamo bene, questi erano incazzati neri sì. e ci intimano di andare via dicendoci, vabbè, la famosa frase ricchione, andatevene a casa vostra, eccetera. E io che avrò avuto 16 anni. Ho visto proprio come una specie di murfing la trasformazione dell'espressione facciale dei miei amici da giocosa, da, da divertita a cane bastonato che, che mette la coda in mezzo alle gambe ed è pronto no, a, a scappare via. E mi ha talmente rattristato questa cosa che io, ma senza pensarci, no, mi sono... Indirizzata a queste persone, gli ho detto: Ma che fastidio vi diamo? Cioè, qual è il vostro problema? Ricordo da una parte la reazione stupita di questi uomini non abituati a questa reazione perché era considerato normale sfottere, era considerato normale picchiare, era considerato normale per cui era impossibile che qualcuno reagisse a questo tipo di. Di, di violenza e anche dall'altra parte lo sguardo stupito dei miei amici che pensavano ma tu sei pazza cioè te la stai rischiando e infatti mi sono beccata un cazzotto in pieno occhio un po' effetto panda ecco per capirci però è vero ho avuto il cazzotto però il dolore che avrei provato se avessi incassato e avessi dato ragione loro sarebbe stato molto più forte ma ricordo anche dopo le botte che ho preso il senso di gratitudine degli altri è stata la prima volta che mi sono sentita leader ed è stato la prima volta il mio primo atto politico perché io penso che politica, cioè la politica la politica con la P maiuscola sia quella in cui tu reagisci a quelle che tu consideri delle ingiustizie. E quella volta io ho reagito. Così come, rimanendo nell'ambito foggiano, la mia prima carica pubblica, la mia prima elezione avvenne quando ancora frequentavo, facevo ragioneria per programmatori a Foggia e c'era un preside che era molto ostile nei miei confronti. Non sopportava l'idea di vedermi con i capelli lunghi, con l'orecchino effeminata, e tutte le volte me ne diceva di Dio, cioè mi, mi provocava fino a quel giorno in cui io mi voltai e lo mandai a Fanculo so. praticamente. <ride> gli mandai. Sì, ebbe una reazione così e lui mi sospese, mettendo a rischio anche la mia promozione, nonostante io andassi molto bene a scuola. E i ragazzi e le ragazze, stiamo parlando di Foggia di tanti anni fa. Decisero, dopo questo che mi era successo, di eleggermi rappresentante d'istituto per cui il preside non solo mi doveva vedere a scuola, ma mi doveva vedere pure alle riunioni. Quindi, guarda, io ho anche nelle situazioni più difficili, ho sempre pensato che se tu sei convinta di stare nel giusto, di fare delle cose che possono migliorare la vita agli altri. Non devi avere paura, devi avere quel coraggio che ti viene naturale. Cioè non è che stai lì a dire Ok, fammi venire il coraggio, no, ti viene proprio naturale. E a te il coraggio, infatti, è venuto. Sì. È venuto questo coraggio, hai reagito quella prima volta e ti sei messa poi in prima linea tante altre volte. Ti trasferisci da Foggia a Roma per studiare, entri nel circolo Mario Mieli, organizzi eh, le serate di Mocca Assassina e poi il primo Gay Pride. Un gay pride molto diverso da questi ultimi gay pride di cui prima parlava anche Carlo, no? come l'ultimo recentissimo qua a Viterbo. Come sono cambiati i gay pride, tu che li hai visti nascere e crescere, e perché sono cambiati? I primi erano particolarmente no? urlati, strillati, e trasgressivi, oggi c'è un altro tipo di fare il gay pride. Sì, beh, io seguo i pride in Italia e non solo, perché... Apro e chiudo una parentesi, io sono stata anche in Pride molto difficili. Sono stata al Pride di Istanbul, sono stata al Pride di Mosca quando ero parlamentare, perché mi chiamavano le organizzazioni perché essendo parlamentare c'era un, magari le forze, de, cioè ne so, avevano un po' più di attenzione. Diciamo Quindi io andavo proprio nei posti un po' più difficili. E... Insomma, non le ho anche attraversate. Mi ricordo a Mosca, vabbè, insomma, c'erano queste vecchiette, le babusca, ma meravigliose, sembravano le matriosca che mi hai fatto vedere al tuo ufficio, con questi fazzoletti, belle, che arrivarono a questo. Il Pride non immaginate il Pride di Mosca come i nostri: sembrava un corteo funebre, cioè tutti in giacca e cravatta, <ride> tutti senza tutti così, che camminavamo veramente con questa atmosfera proprio plumbea, così, a un certo punto arrivano queste vecchiette con questi panieri, e ha detto che bello, ci avranno portato delle focaccine, no? Vedi, la... e invece no, praticamente c'erano delle uova e hanno cominciato a lanciarci <ride> queste uova contro, io mi sono ritrovata una crepe, che ho detto, vabbè, le uova fanno bene i capelli, Il ho capelli pensato, no? E... e... insomma... Non facile anche a Istanbul ricordo insomma c'era molta molta tensione ma era meno pericoloso quando ci andai io nel 2007 di oggi ancora più pericoloso perché c'è da parte di Erdogan una voglia di ritorno a un fondamentalismo al velo a tutte queste repressioni della libertà di stampa, libertà di manifestare pubblicamente il proprio pensiero eh, poi sono stata ai Pride di Londra, di, eh, insomma sono stato un sacco di Pride praticamente. E organizzai nel 1994 il primo Pride in Italia, perché in realtà erano già anni che si tenevano i Pride: Londra, Parigi, Berlino, New York, San Francisco. E allora io ricordo che a una riunione del Miele dissi: ma perché non lo facciamo pure in Italia il Pride? E all'inizio ci fu molta diffidenza perché si temeva che non venisse che nessuno, no? Eh, poi Roma ha sempre la valenza di essere la città eh, dove c'è appunto anche il Vaticano, quindi con una serie di, di problemi, però io poi sono, siamo andati avanti proprio... Sparati. Sì, <ride> poi dopo quando io metto in testa una cosa e eh, ricordo ancora l'emozione, arrivarono 20.000 persone che all'epoca erano tantissime, tantissime. Voi pensate che all'epoca non era neanche facile trovare i personaggi famosi? Che facessero da madrina oggi. L'ultima è, è, è stata Elodie all'ultimo uh, Pride di Roma. No, quindi veramente oggi tu molti. Ma all'epoca era difficile. Allora, il comizio finale era Piazza Farnese e non avevamo un personaggio famoso. Mentre camminiamo, vedo che a un ristorante stavano cenando Simona Izzo e Enrico Tognazzi. Io, con una faccia da, che ho sempre avuto, vado e dico: Sente, scusate. Uh, avremmo bisogno di due personaggi famosi che salgono sul palco e dicono due cose. Allora, Simona Izzo mi vede, chiamano il cameriere e dice: Aspetta un attimo, per il secondo, torniamo subito. Lasciano il piatto, salgono sul palco e fecero un discorso bellissimo. Ecco, ne volevo approfittare di questo per ringraziare tutti quei personaggi. Non dell'ultima ora che vanno sempre bene, li ringraziamo, ma quelli che nel periodo più difficile ci hanno messo per prima la faccia e ci hanno aiutati. Ne voglio ringraziare qualcuno, Franca Rame. Ad esempio, Franca Rame, io la chiamai. Venne da Milano, venne a Roma, e me lo ricordo ancora. Le chiedemmo che cosa le potevamo dare come rimborso, e le volle soltanto un mazzo di fiori. Quindi mh, dobbiamo ricordare le Franca Valeri, voglio ricordare, un'altra grandissima donna, attrice, che è sempre stata, insomma, le persone che per la prima volta ci hanno messo la faccia. Poi da allora... <clears throat> poi è eh, eh, chiaro che poi il Pride è, è fatto di tanti linguaggi, soprattutto... Anche da quella voglia non di visibilità ma quasi di fosforescenza per tante persone che si sono sentite per tanto tempo all'oscuro, invisibili, non dette. C'era proprio la voglia di urlarla la diversità e quindi i costumi, i travestimenti, eh, un linguaggio forte a volte, anche nei confronti della Chiesa eh, che soprattutto insomma, un po' di anni fa. Insomma, era abbastanza um, così, um, per esempio. Io ricordo insomma, alcune prese di posizione molto forti contro di noi, ma non solo contro di noi. Oggi il linguaggio dei, del Pride, che io ve lo posso dire che dal 1994 che li seguo, è cambiato, ma perché comunque cambia la società. Intanto, perché il Pride è diventato il Pride, dove per esempio ci sono le famiglie arcobaleno. Con i bambini, dove partecipano tantissimi eterosessuali, dove ci sono gli omosessuali credenti, dove ci sono l'agedo, che sono i genitori. Eh. Quindi è un linguaggio e devo, devo dire, ma senza dire se era meglio o se era peggio, registrando, constatando che oggi quell'elemento di trasgressione, mettiamola così, sta avvenendo sempre meno. Cioè ehm, quell'elemento diciamo legato al All'iperbole, al, appunto alla provocazione, è un elemento che secondo me sta sempre più diminuendo, ma sempre senza che diciamo, avessimo fatto dei grandi proclami, è proprio una cosa che è venuta spontaneamente. Uh, uh, solo per, per approfondire questa cosa, qui a me è capitato di andare in uno degli ultimi eh, manicomi a Barese. E non capivo perché quando mi avvicinavo a una donna che stava dentro questo, questo posto, questa gridava. Dico, ma perché grida? Stiamo a un metro di distanza. Quella gridava perché nessuno l'ascolta. Per cui i gay pride, primi, ehm, credo che avessero questo bisogno di farsi ascoltare. Adesso fortunatamente forse si, si ascolta molto di più. Per la sensazione che ho avuto, io stavo al lavoro nell'ufficio che hai visto, il secondo ufficio che ti ho fatto vedere nella casa editrice, quando vedo che mi arriva la foto dal mio reporter che sono 4.000 persone. Io ero preoccupatissimo: faranno la manifestazione, sono 200, è un colpo che si danno da soli. Nel senso, se tu fai la manifestazione in piazza, deve essere in tanti. Si chiama così, è semiologia elementare della politica. Vedo questa cosa. Mando via tutti quelli con cui avevo appuntamento e vado a vedere, devo, devo sentire la, la, la vibrazione. Del Pride. E la E era come entrare nelle nostre acque calde che sono a 37 gradi e tu ti senti accolto da, 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 da loro, non c'era... Non capivi che non c'era più bisogno del grido iniziale per farsi vedere e dire io esisto, perché inizialmente è stato esattamente questo. È stato bellissimo e mi ha riconciliato con la politica. Io è da sette anni in poi che mi occupo di politica, dopo ti spiego anche perché da sette anni in poi. Per cui la, la, la politica è la grande passione, ma non il posto in consiglio comunale o in Parlamento, insomma, la politica. E per cui è stata una grande emozione. Ti devo dire. È anche, ho avuto anche una sensazione arrivo da Valle Faul come me altri hanno visto che arrivavano su Tuscia Web le foto io ho avuto netta la sensazione che almeno una ragazza arrivasse da Valle Faul eh, con la bandiera arcobaleno. multicolore con la bandiera arcobaleno sulle spalle perché aveva visto le foto di tanti viterbesi che erano andati al Gay Pride e lei ha avuto il coraggio alla fine... Ci sono anch'io. Una cosa da brivido ultima cosa per, come, per capire come cambia poi l'atteggiamento oggi siamo arrivati in ritardo anche perché lei è stata fermata da una signora per le scale che ha detto io la seguo sempre lei è bellissima e lei mi ama la... non lo so 30 anni fa se poteva essere una cosa del genere oggi siamo in ritardo perché se lei va per le scale c'è una donnetta che usciva dal medico che l'ha abbracciata in tutti i modi e era emozionata di vedere il fatto diciamo, e, e faccio anche una domanda, il fatto di essere diventata parlamentare non è un fatterello, è un fatto molto importante, anche lascia stare l'orgoglio personale, tu sei molto razionale per cui voglio poi lo puoi andare oltre facilmente, ma proprio come segnale, segnale diciamo quasi antropologico, è un segnale politico di quelli forti tu sei stata la prima trans che, che è entrata in un Parlamento europeo tenete conto, una volta tanto l'Italia che è prima in Europa perché non è spiegacela questa cosa, la decisione di entrare dentro anche il rapporto con l'epoca di fondazione però se ti posso dire la cosa veramente fondamentale è che tu sei andata lì e hai dato un segnale fisico alcune volte è strano ma la politica si trasforma per ragioni fisiche che mi sembra un po' strano perché la politica è una cosa... Eh. Allora, io non avevo, ve lo giuro, mai pensato né desiderato diventare parlamentare. Va bene, l'ho sempre visto come un mondo estraneo. Io la mia militanza non era in una segreteria politica di un partito, ma è stata nel movimento, organizzare i pride. Ogni tanto facevo degli spettacoli o alla festa dell'unità o alla festa di liberazione. Venne invitata, un, era, non lo ricordo, era il novembre del 2005, venne invitata alla sede di rifondazione comunista, quella che sta vicino alla stazione, mi, invi, cioè, mi, mi chiamano. Io vado sicura che mi dovessero chiedere di uno spettacolo che devo fare ti giù, proprio non è. Arrivo lì e Bertinotti, tutti i vertici, dico, oh, mamma mia così. E, Cominciano a farmi un discorso sulle prossime elezioni e io lì dico, seguivo. A un certo punto fanno una specie di, come se fosse un cerchio con delle porzioni. Dicevo: Noi quest'anno abbiamo deciso di eh, dedicare il 20% delle candidature blindate, che secondo il, diciamo così, il sistema elettorale dell'epoca erano sicure. Non a persone del nostro partito, ma a persone esponenti di un certo mondo, no? Per quello che riguarda il mondo LGBT, abbiamo pensato a te, e hai detto: Cosa? Sì, ti vorremmo dare la candidatura blindata a Roma. Allora, la prima cosa che ho pensato erano tutti gli impegni che avevo artistici che avevo con le cose, allora. E io lì, vi giuro, io ho detto di no, cioè in quel momento io ho detto no, non posso, ho altre cose, cioè davanti a una candidatura blindata. E poi mi dicono vabbè dai pensaci, ti diamo ancora un po' di tempo, pensaci. Ma io, io per me era no, perché io non mi reputavo all'altezza, perché non ho una cultura giuridica, cioè andavo in non, non, non era proprio di fuori del mio mondo capito? posso dire che ci vorrebbero più parlamentari che no. non si sentono all'altezza eh, bisogna partire Guarda, così allora io dopodiché di... che... allora, quando, par... quando un partito vuole candidarti mettono in moto una cosa allucinante in azione una serie di cose eh, per cui mi ritrovavo a cena con dei miei amici che a un certo punto questi cominciavano a fare eh, ma ci dovresti pensare <ride> caroce, cioè. mio padre cioè, che è uno che è fan di Almirante eh, di Giorgio Prima di Giorgia, ecco, prima per capirci. e fa "Eh, Vladi, tu dovresti candidare Dico "Papà, ma tu sei di destra". Eh, ma che c'entra così? Insomma, <ride> diciamo, quindi ah, il mio agente, tutta una serie di cose. Poi il circolo Mario Mieli, eccetera eccetera, alla fine ho accettato, diciamo così, questa candidatura Ponendo però come condizione non tesserarmi. Cioè, io non mi sono voluta tesserare rifondazione per una mia scelta, perché ho pensato per quello che mi riguarda che le battaglie per cui combatto devono essere battaglie di un movimento e non volevo appiattirmi su un unico partito, ok? E, e quindi, io, quando poi, dopo si è saputa della mia candidatura, avevo però ho avuto anche le mie soddisfazioni, uno come Mastella, avete presente Clemente Mastella? Ci abbiamo presente. Che poi è vero, io sono la prima trans, ma dei trasformisti. Eh sì, è sì. Clemento. E dai, che... Eh. Comunque, Mastella, che appena seppe della mia candidatura disse che si trattava di una uh, cicciolina ridicola, una nuova cicciolina ridicola, Delicata. mi definì, uh, a fine mandato mi mandò le scuse. Lui mi disse: guarda, dopo aver visto come ti sei comportato, poi soprattutto in commissione, perché poi i lavori dei parlamentari eh, si giudicano lì. soprattutto nelle commissioni. Devo, devo ricredermi, perché io, a parte io sono stata, io poi sono figura sussecchione a me, Mi potevano insultare su cose sessuali così, ma non mi dovevano proprio dire nulla sulla mia attività. Io sono stata presente. Detengo. Uno dei primati come partecipazione anche ai voti, presenza in commissione, è stata proprio una secchiona. Anche perché avevo il complesso di inferiorità, perché mi sentivo non all'altezza e quindi dovevo sempre eh, dimostrare. E alla fine devo dire che anche, Gior... Guarda, anche la stessa Giorgia Meloni mi ricordo con la quale mi sono molto scontrata durante la mia, insomma, durante la mia esperienza nella legislatura, ebbe anche a, da spendere buone parole nei miei, nei miei confronti. Ve lo dico perché eh, comunque io ho la coscienza a posto, okay? quindi la coscienza ce l'ho a posto. Durato poco, due anni, poi il governo è caduto, dopodiché sono ritornata al anche mio troppo. mondo. Poi, la vita è lunga, sono giovane, tosta e gagliarda, non si sa mai. Dopo la prima premier donna potrete avere anche la prima premier trans. Nel mondo ci sono. Però io vorrò essere definita al femminile, ok? La presidente. Senti, abbiamo... e chi c'ha il pane non c'ha i denti. C'è una che è donna, se potrebbe far chiamare la presidente, niente. Ma... Rimaniamo su Giorgia Meloni, rimaniamo sul nuovo governo che proprio in queste ore potremmo dire no? sta iniziando il suo lavoro. Allora, Meloni Premier, la russa Presidente del Senato, eh, Fontana Presidente della Camera e già qui cominciano i dolori no? perché è uno di quelli che più volte Beh, si detto, è schierato molto contro il vostro mondo, il mondo LGBT, contro i diritti. Poi, quando c'è stata la nomina dei ministri, l'apoteosi. So che tu stessa hai definito Eugenia Ruccella la eh, ministra per le pari opportunità. Uh, mettere lei alle pari opportunità mi sembra hai detto è come mettere Crudelia De Mon alla protezione animali sì. questo dice tutto insomma su come la pensi che cosa ci aspetta su, su, su Roccella voglio dire una cosa però eh, tu parli di trans ma anche lei è molto trans eh. lei è nata radicale so, tenete eh. conto che è nata radicale io mi ricordo che ero un ragazzino ero un, erano dei punti di riferimento i radicali per i diritti anche allora e eh, si è trasformata molto, si è trasformata molto. così la vedi. Allora io devo ringraziare i radicali. Allora, I radicali sono stati i primi a spendere delle parole per noi mentre i comunisti toglievano la tessera a Pierpaolo Pasolini, mentre quei comunisti. Aldo Braibanti hanno avuto un, una complicità con quella destra, quindi perché era considerato all'epoca un, un vizio borghese, dall'alta borghesia parlare di omosessualità. Poi, per fortuna, i tempi sono cambiati e quindi eh, diciamo da. Diciamo che no, non ci hanno, cap hanno capito. Non niente. Dai. Siamo arrivati poi appunto a rifondazione che ha detto. Cinco Pannella di ti sei incrociata. Sì, ma certo, eh. l'ho conosciuto. Sono anche stata la Camera Ardente quando è venuto a mancare. Io sono grata alle persone, non ho memoria corta. Eh, allora, questo è un governo democraticamente eletto, ok? Non ci sono dubbi. È stato democraticamente eletto e quindi bisogna rispettare la volontà degli italiani e delle italiane e dico sempre che non è mai colpa di chi va a votare, ma è colpa di chi tu presenti e di come fai una campagna elettorale. Quindi io prima ancora di andare contro questa destra farei anche un'autoanalisi della parte nostra, ok? Ad esempio far digerire una candidatura come Casini a Bologna e tenere fuori la Cirinna, per me è stato un colpo duro. Detto questo, eh, allora, in, eh, essendo stati democraticamente eletti ed essendo in democrazia ho anch'io il diritto democratico di commentare e criticare, eh, per quello che riguarda la scelta del presidente del Senato, Ignazio Larussa, Nonostante i suoi trascorsi, eccetera, devo dire che comunque Ignazio Larussa è diciamo così me lo potevo aspettare. Che diven perché Ignazio Larussa è stato uno dei fondatori di Fratelli d'Italia. Quindi potevo aspettarmi che diventasse presidente del Senato. Ci sperava Berlusconi che è incazzato nero. Perché voi immaginate, cioè io ve lo vedevo quando c'era il giuramento, la Meloni, a parte il fatto, una donna, capito? Che è lui dietro, una donna, <ride> già ma era una questo era lo sguardo che si sono scappato. No, no, è Salvini, però questa ma poi voi immaginate lui quanti, quanti ministri e quanti che. Sono so partiti da lui a Forza Italia, in Forza Italia, Popolo della Libertà, che poi, sapete, lo sport più praticato in politica, il salto sul carro del vincitore che hanno visto saltare su Fratelli d'Italia. Quindi era, stato, era incavolato nero, perché tutti, erano di, quasi tutti erano di, del Popolo della Libertà, compreso Eugenia Ruccella. Quindi di digna, Ignazio la russa me lo poteva aspettare. Sono rimasta sorpresa di Fontana, perché... Presidente della, io penso, guarda lo dico veramente con. il meno conosciuto, il meno popolare, il meno apprezzato, cioè, hanno messo come presidente della Camera Fontana. Che la gente, ma chi è? Cioè adesso puoi essere d'accordo su Bertinotti o non Bertinotti, ma Bertinotti era Bertinotti, cioè, Fontana. È chiaro, proprio veramente per uno che ha definito le famiglie arcobaleno una schifezza, cioè anche usando questo tipo di linguaggio, uno che è vicino ad Alba Dorada, movimenti di estrema destra, insomma così. E quindi già il rodimento, perché ci sta è inutile a dirlo, insomma così. Poi c'è anche chi invece dice ma no, devi stare tranquilla, perché così invece non lo hanno depotenziato. Perché. Ruolo. Lo mettono al presente della Camera sì. e quindi il presidente della Camera deve fare no, gli interessi della Camera. Poi con la, il ministro, allora, del, come, del, 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 de, allora, del ministro de delle pari opportunità: famiglia, famiglia e, natalità. e natalità, ok. Guarda <ride> allora io sul, sulla cosa della natalità, io non siamo in contrapposizione, no, cioè, certo. se si possono fare delle politiche. Per aiutare le persone a fare figli, ma ben venga. No? Io sono orgogliosa di aver firmato nella mia legislatura un provvedimento contro la famosa lettera in bianco che molte donne lavoratrici erano costrette a firmare in cui se rimanevano incinta potevano essere licenziate senza, dover, senza che l'imprenditore dovesse giustificare. Perché magari questo può no, impedire la. la, la voglia di natalità di una persona. Io sono favorevole all'applicazione totale dell'articolo 5 della legge 194 sull'aborto, per cui se una donna vuole abortire per ragioni economiche, esclusivamente economiche, lo Stato deve fare di tutto per dire a questa donna se il problema è l'economia, ti aiutiamo noi, ma deve essere sempre la donna a decidere di farlo. Non che tu fai una proposta di legge come ha subito fatto Gasparri in cui dai diritto diventa soggetto giuridico al momento del concepimento, cioè quando lo spermatozoo incontra l'ovulo, la donna se decide di abortire diventa un infanticida perché tu in questo modo non aiuti la donna, la criminalizzi per una che è già ha un percorso difficile abortire io. Sapete, io conosco, insomma, anche in famiglia, ho seguito, non è bere un bicchiere d'acqua per una donna. Quindi, criminalizzandola il battito del cuore, il cimitero dei feti eh, e le strutture ospedaliere, dove non è che c'è un obiettore di coscienza, ma tutti sono obiettori di coscienza dal chirurgo all'anestesista per cui la donna deve stare lì a cercare la struttura, tu in questo modo vuoi far sentire in colpa una donna che già sta vivendo un momento difficile. Per cui io, 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 non deve essere inconcepibile aiutare la famiglia tradizionale ad aiutare tutti i tipi di famiglie. Poi tradizionale che vuol dire? Cioè, uomo, donna, sposati in chiesa? Ce ne fosse uno al governo che risponde alla famiglia tradizionale, no? Quindi io su questo non sono, ma Eugenia Roccelli. Può vedere. Allora, ha cominciato con i radicali ha scritto un libro proprio sul, sulla libertà delle donne di abortire poi dopo ha cambiato idea per carità tutti possiamo cambiare idea però in politica ci sono più persone che cambiano idea che persone che cambiano mutande eh? diciamoci la verità e poi eh, cambia idea e dice delle cose dice ad esempio che le donne che prendono la pillola, RU486 sono del, questo è terrorismo per le donne. È, è una che dice che contro la diagnosi preimpianto, per cui se c'è una famiglia in cui c'è un problema di distrofia muscolare, vogliono impedire a questi genitori di sapere se il proprio figlio può essere affetto da distrofia muscolare o la talassemia. E una donna contro la fecondazione eterologa a proposito di natalità, per cui tu puoi fare figli solo se siete riproduttivi tutte e due, ma se uno dei due è sterile le rendiamo la vita più difficile, lo rendiamo, rendiamo obbligatorio andare nelle cliniche all'estero. E una, va sans dire, contro le famiglie arcobaleno e l'omogenitorialità. E una contro le unioni civili così come sono, anche senza step child adoption. Al, nel 2016, dopo che sono state. Eh, approvate le unioni civili lei fece una conferenza stampa in Pompamagna a Montecitorio dicendo che avrebbe fatto un referendum abrogativo avrebbe promosso un referendum abrogativo contro le unioni civili poi non se ne è più fatto niente ma secondo me perché ha capito pure lei che ormai le unioni civili sono state digerite e che nessuno andrebbe più a votare contro le unioni civili ora voi mi direte tu sei piena di pregiudizi tu stai, stai facendo il processo alle intenzioni, stai giudicando un governo prima che eh, sia la E io questo posso fare adesso. Adesso aspettiamo quello che fanno, ma sarebbe ingrato da parte mia, eh, irriconoscente non valutare il curriculum comunque di ciò che hanno fatto, che hanno detto, che hanno contraddetto le persone che stanno lì. È un governo di destra, è un governo che dobbiamo stare attenti e la cosa che mi dà più fastidio è che adesso dovrò passare gli anni in cui sarà in piedi questo governo non per cercare di andare avanti e ottenere direi. di più, ma per cercare di tenere no, quel tenere poco che, che abbiamo avuto. E questo abbiamo già perso da questo punto di vista, abbiamo già perso. Una cosa solo per capire ma, mh, riconoscere il feto come me, diciamo soggetto di diritti, diritti e credo che ponga molti problemi sul piano giuridico perché che devi fare un registro dei feti appena, appena diventano feti come si fa a sapere che c'è un feto e credo che sia una follia Totale, nel senso che, non lo so, uno per, per, per una ragione qualsiasi sbatte e, e abortisce perché sbatte che è omicidio colposo, che cos'è? Adesso stavo riflettendo mentre parlavi, ma sul piano giuridico credo che la cosa, non a caso diciamo, il soggetto è sempre stato quello che è nato. Perché viene registrato, fotografato, è lui, ma prima che nasca non, ci sono molti problemi di, di, di identificatore. Poi io vorrei dire a chi. Si, si, io ormai sono vecchio insomma non, non lo so, insomma, chi, chi si mette su questa battaglia di usare la terminologia secondo me più esatta. Qui si tratta di difendere l'autodeterminazione delle donne, ok? Non il diritto all'aborto. Il diritto all'aborto è una conseguenza del fatto che quella parte lì è parte del corpo delle donne e sul corpo di una donna decide quella donna, punto. Io se stiamo attenti anche alla terminologia, forse... Mh, però dico ci sono dei de problemi giuridici, se, 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 se il feto ha de, de, dei diritti... Poi tocca cominciare a capire fino ad ora arriva, perché io capisco che Lomino lì aveva fatto anche il doppiaggio di Barth, per cui non è che sia proprio lucidissimo sempre, ma ha delle conseguenze non indifferenti questa cosa qui, Ma sul piano proprio giuridico totale, bisogna ristudiare tutto il diritto, il diritto romano non funziona più, il diritto greco non funziona più, bisogna ripartire da zero. Sì, poi... Abbiamo tanto detto il primo governo finalmente una premier donna eccetera eccetera e poi dopo mettiamo lei, lei tra avuto... le poche ministre, perché poi bisogna dire che anche un governo dove le ministre donne sono pochissime, wow. c'è una che dice che l'aborto non è un diritto. Adesso lei ha fatto un po' marcia indietro dicendo non compete a me, compete al Ministero della Sanità. Poi anche la cosa di Gasparri, devo dire, secondo me è un contentino che lui dato, ha dato a tutti questi movimenti pro vita eccetera eccetera. Credo che sia facilmente poi um, realizzabile questo, alla poi. questo... Ma poi la RU486, che è meno invasiva, che non, non fa richiedere un um, intervento chirurgico senza anestesia, è anche quella che riduce i rischi di infertilità in una donna, perché è meno invasiva anche per quello che riguarda il collo dell'utero, quindi... Se vogliamo parlare di natalità, preserviamo anche il diritto di una donna che decide di abortire adesso a invece un futuro, poter continuare a fare dei figli. Certo. Senti, io vorrei mh, ritornare a te in quanto donna, a tua esperienza personale su un tema molto importante. Posso dire una cosa? Io mi voglio definire una donna trans. Ecco, io no. ho deciso oggi, lo dico, donna trans. Va ho bene. deciso, sapete perché? tutte le volte che su facebook su una cosa se un uomo mi scrive se, se, per me sei una bella donna sei una donna intelligente dicono sempre le stesse cose ah ma che donna quella non è donna c'è la prostata e il seno se, no, se l'è fatto finto. Eh, finto non può allattare allora dato che io non è che sono stupida io so bene quali sono le differenze tra me e una donna nata biologicamente tale mica, cioè non mica posso dire che ho un seno per allattare o che posso rimanere incinta quindi non è che mo sono una pazza che... rivendico il diritto di esternare quello che mi sento dentro e quindi mi definisco una donna trans donna perché la mia interiorità è femminile e io cristianamente perché io sono cristiana Credo che l'anima sia più importante del corpo, quindi io prediligo far vedere quella che è la mia anima femminile. Trans perché non sono nata biologicamente donna, perché ho delle differenze biologiche nei confronti delle donne e perché non mi devo vergognare della mia transessualità. Tu hai appena detto che sei cristiana, sì. io proprio qui volevo arrivare. Eh, nel, tuo libro, ecco, nel tuo libro ancora avevi le idee, no, no, non voglio dire confuse, però avevi iniziato un percorso che poi è finito. L'ha certo letto. Modo. Io farei un applauso ha perché ha letto il libro, <ride> eh, non, è, non è così scontato. Non è così scontato che quando mi intervistano a volte fanno così: eh, prendono il libro, sì, sì, sì. guardano la quarta di copertina. <ride> no. Tu mh, citi nel libro, e poi hai raccontato in tante interviste, del tuo rapporto con Don Gallo che è stato importante che ti ha no, aiutato ad avere questo nuovo rapporto con Dio a riconfermarti se cioè possiamo dire così se non convertirti cattolica convinta che percorso hai fatto e ora qual è il tuo rapporto con la Chiesa mm. 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 allora io sono nata in una famiglia che mi ha battezzata che mi ha fatto fare la prima comunione la Cresima ho frequentato la Chiesa Cattolica, era Santo Stefano a Foggia. Facevo, insegnavo catechesi, facevo attività nell'oratorio, organizzavo gli spettacoli. I miei primi spettacoli non li, non li ho organizzati per i prati, li ho organizzati in chiesa, la verità. Poi sentivo questa principessa dentro, chiusa, imprigionata, che mi diceva: Liberatemi! e sto cavaliere non arrivava a liberarmi e dovevo essere io a liberare la principessa dentro di me. E andai dal sacerdote e confessai, o conf confessai perché durante una confessione, non è che devo confessare un peccato, comunque dissi che dentro sentivo un animo femminile. Ebbi una reazione molto forte, molto dura, respingente. Vi venni messa davanti a un out-out, o non ne parli più, reprimi questa cosa, o se tu decidi di presentarti in abiti femminili, noi non ti possiamo far più insegnare catechismo, eh, ti togliamo dalle attività della parrocchia. Allora io inizialmente avevo deciso di reprimere, ma è una cosa talmente forte che a un certo punto perdevo Dio se non diventavo quella che ero, perché perdevo l'amore per me stessa e se tu perdi l'amore per te stessa, perdi anche l'amore per gli altri, perché diventavo malinconica, diventavo irrascibile, diventavo gelosa e diventavo invidiosa delle altre donne, perché io non potevo diventarlo. Quindi scelsi, scelsi me e abbandonai la Chiesa e fu per me molto doloroso perché Avevo i miei amici lì, perché, ho fatto, perché avevo fede. Quindi, per un periodo di tempo, ho vissuto da atea. Eh, sempre però con la percezione che ci fosse qualcosa che mi mancava. Ho abbracciato poi il buddismo di Nichiren Dai Shonin. Che alcune persone mi fecero conoscere perché avevo bisogno di una dimensione spirituale, cosa che ho fatto per dieci anni e ne sono molto grata perché, in un periodo molto difficile della mia vita, in cui veramente ho toccato il fondo, mi ha ripresa per i capelli e mi ha ritirata su. Poi ho lasciato anche il buddismo ed ero in una fase un po' in cui me ne frega niente. Un giorno eh, capita che mi devono fare un'intervista per la RAI a casa mia. Mi dice, guarda, noi vogliamo far conoscere la dimensione diurna di una trans nel suo quartiere, a casa sua come cucina, eh, come, come lave i piazzi, sì, quelle cose un po' di normalità. Dico, così sì, va bene. Quindi le telecamere a casa mia nel salotto, ero figurati, era tanti anni fa, non ero conosciuta. Dice guarda verrà anche un prete. Ah, e... Già immaginavo l'esorcista 2 la vendetta. Cioè io come Linda Blair e il prete che veniva lì a cercare di esorcizzare. E quindi dico vabbè e verrà pure sto prete. Mi preparo con la mia corazza pronta a difendermi con le unghie e i denti. Mi siedo sul salotto aspettando che entrasse questo prete. Entra questo prete, segaligno, magro, piccolino con sto cappello e col sigaro acceso. Che io da quando non fumo a casa mia, tu fumi però fuori al terrazzo, perché poi se no lo sento le tende le Mi dice: Guarda, dice questo: già comincia male. Che mi entra a casa col sigaro. Vabbè, comincia la diretta. Il presentatore, la Giovanni Anversa, mi dice. Uh, cominciamo a parlare con me, poi vado dal prete e dice: Allora. Cosa ne pensa della transessualità? E eh, io già pronto. <ride> e lui con questo sigaro in mano fa, per me la transessualità è un dono di Dio. <ride> Dico, scherzi a parte. È uno scherzo. Poi gli chiede, ma una coppia gay, cosa ne pensa? E lui, dove c'è Cristo c'è amore. Cioè io dico, no, non è, non è possibile, perché non, non avevo mai ascoltato queste parole da un, da un uomo della Chiesa, no? Finisce la trasmissione dico, senti, io la, la devo conoscere, ma chi è? Ed era appunto Don Gallo, che mi invitò ad andare a Genova e a conoscere tutte le attività che faceva. E io e lui litigavamo tantissimo. Perché lui mi diceva che io dovevo rientrare in chiesa e io dicevo no, perché per me rientrare in chiesa è come quando tu cammini, c'è una festa. Senti la musica e tu fai dwinglon. Voglio salire pure io che non sei invitato. io, No, no e no. E quindi litigavamo continuamente. Poi tutte le prese di posizione sulla della chiesa, le donne, il preservativo, i gay, eh, quanta, il celibato, tutte queste cose qua. Io ero contraria, quindi per me non c'era proprio così. E quindi lui era. era... Poi c'è stata l'elezione di Papa Francesco che è coincisa con l'inizio della malattia di Don Gallo. Quindi io che andavo al capezzale di Don Gallo e lui che mi diceva, vedi Vladi, che avevo ragione io, che c'è uno lì in alto che sta usando delle parole diverse di apertura nei confronti degli ultimi, di, de, della chiesa che deve avere le porte aperte, che non... non chi sono io. Per giudicare e, e più mi metteva in crisi, più io mi incavolavo. No? E poi dopo è morto Don Gallo, e quindi mh, ci, furono le, ci furono i funerali ai quali sono stata invitata. E quindi io rientro in chiesa in una funzione religiosa dopo tanti anni per i funerali di Don Gallo. E ai funerali c'era il mondo, c'era Bagnasco. Ba cioè, voi immaginate Bagnasco e Don Ciotti, cioè le due anime della Chiesa, cioè, solo Don Gallo poteva fare questo miracolo. Le due anime della Chiesa che concelebravano l'esequia di Don Gallo e c'erano, a un certo punto c'era il, il microfono aperto che si poteva andare a dare una testimonianza, c'erano le famiglie con i bambini di ex tossicodipendenti che erano stati salvati da Don Gallo, c'erano ex prostitute, eh, ex carcerati e c'erano tantissime trans, perché lui accoglieva le trans nella sua chiesa, per cui le trans di tutta la Liguria, di parte del Piemonte, andavano tutte in chiesa da lui, perché si sentivano accettate, perché c'è una comunità trans credente che ci crede. E quindi trovavo un'accoglienza lì e ricordo che a un certo punto mi spingono, va a dire pure tu due cose. E quindi io vado lì, dico grazie Don Gallo che ci ha fatto capire che siamo tutte figli e figli di Dio, nessuno escluso perché Dio non può escludere. Fu una, una bellissima cerimonia in cui io non volevo andare a prendere la prima la comunione perché intanto non mi ero confessata, poi era tanto tempo che non ci andavo, avevo ancora dei dubbi. Però, tutte le persone che erano lì mi dissero che quello era il funerale di Don Gallo che dovevo partecipare no? a, questa, a questa cerimonia e quindi decisi di andare a prendere la comunione. Cosa che non è passata inosservata perché me l'ha dette. Io non mi ero messo nella fila di Bagnasco perché c'erano più preti. Ma lui che è venuto verso di me, te lo giuro, lui è venuto, ha visto e mi ha dato la comunione Bagnasco, fotografato. Quindi pensate, lui che era sempre contro di noi, che Adesso per ritorsione sentiva gli altri oh, amore, eh. <ride> sapeva benissimo, mi guardava così tutto il tempo durante la cerimonia. No, Sapeva benissimo. Detto questo, finito tutto questo, sempre le mie, le mie cose. Eccetera. Insomma, un giorno mi trovo a, a, ai quartieri spagnoli di Napoli. Vado in questa chiesa che è una chiesa famosa perché le donne c'è una sedia dove le donne si siedono. Per diventare fertili, la Santa Francesca Romana credo che si chiami questa chiesa. E ehm, a parte, vabbè, c'è stato un momento pure divertente perché io stavo lì a vedere, a un certo punto, sta suora mi dice: Venga, venga, venga pure lei. Dico: No, guarda, no, capi. Qua ci vuole veramente un miracolo. Eh. Però, insomma, poi alla fine, mentre esco, stava cominciando la messa. E io un po' come sai quelli che si vergognano, mi metto all'ultimo bancone e dico vabbè ma voglio sentire giusto l'inizio, lo voglio fare da un gallo. E insomma alla fine sono rimasta tutto il tempo, ma la cosa che è successa, e poi finiamo con l'argomento religioso, è che quando il prete disse quella frase che dicono sempre, cioè beati gli invitati alla cena del Signore, e tu rispondi dicendo Signore non sono degno di partecipare alla tua ma di soltanto una parola. Bene, ragazzi, è successa una cosa che forse non è che succede spesso. Io ero lì ferma mentre la gente andava a prendere la comunione. Sta vecchietta è venuta da me e ha detto: 'Eh! E che aspetta più la comunione?' <ride> perché eravamo a Napoli e la parola è arrivata. Sarò mistica, sarò. In quel momento ci ho creduto. Ho ripreso la comunione, ho ripreso a frequentare la chiesa, pur ovviamente mantenendo delle opinioni diverse su alcuni argomenti. Vado regolarmente in chiesa, non mi sento, sono contenti pure quando mi vedono. Sono, mh, non ho trovato anche in confessione persone che hanno un atteggiamento ostile Ostene. nei miei confronti, per cui vado bene così. Certo. Con tutto il rispetto ovviamente per tutte le certo. fedi religiose e anche per chi non ha una fede religiosa, per carità. Ultimissima, ultimissima domanda prima di, di salutarci, di salutare il nostro pubblico. Tu sei stata derisa, eh, attaccata, aggredita tantissimo, soprattutto quando ancora eri una ragazz un ragazzino all'epoca. All hai fatto un percorso di un certo tipo, invece sei una bella donna con una bella carriera, sei stata bella parlamentare, donna bella donna trans, scusa. C'è qualcuno di quelle persone che ti ha fatto tanto male quando eravate quando eri solo un ragazzino che ti ha chiesto scusa. Allora tu lo sai? No, non lo so, giuro che non lo so, però la domanda credo che sia... Eh, su, la vita è strana. Allora io quando avevo 16, 17 anni, 18 anni che mi truccavo, mettevo così, andavo in giro per la mia città e sentivo ricchiore, 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 ricchiore. Ricchio. E dopo nel 2006... Vado a Foggia, ritorno a Foggia dopo l'elezione, sembravo Sofia Loren che torna a Pozzuoli, <ride> una festa, veramente, onorevole, onorevole, onorevole. Insomma, praticamente mentre cammino si sì, ferma quest'uomo e mi dice, ti ricordi di me? Io sono Enzo. Enzo. Andavamo a scuola insieme. Mm. E me lo sono ricordato. Era il capobranco dei bulli che mi faceva la pipì nelle scarpe che lasciavo quando dovevo fare educazione fisica nello spogliatoio. Mi scriveva le parolacce sui libri che io poi dovevo strappare i fogli e mi dovevo giustificare a casa e con gli insegnanti. Quando si diceva il mio cognome durante l'appello, sentivo tutte le ris risatine che riecheggiavano. Insomma, me ne... ah, dico, dico certo che mi ricordo di te complimenti, sei diventato onorevole, ti posso offrire un caffè? E io lì ho detto, bello così, cioè, è bella questa cosa, che una persona che ti ha fatto patire le pene dell'inferno, ti ha fatto perdere la voglia di andare a scuola, in alcuni momenti anche la, la voglia di vivere, oggi sia lì a chiederti di offrirti un caffè, no? E ho accettato di buon grado di prendere questo caffè. Lui, quando entro in questo bar, fa largo, Spostatevi, sta entrando l'onorevole. Io entro, prendo questo caffè, lo vuoi di, di canna, lo vuoi normale, lo vuoi un, tutto così, insomma, eccetera. Cominciamo a parlare mentre giro il caffè e lui mi dice, io sono sposato, ho due figli, uno lavora, l'altro adesso ha fatto un concorso. No, vabbè. Dice, ma no, andiamo a scuola insieme, dai una spintarella, una raccomandazione. Io più giravo il caffè, più mi giravano le ovaie. E allora gli, mi sono presa la soddisfazione di dirgli che probabilmente lui dovrebbe insegnare ai figli quella parola che spesso è stata fuori dal suo dizionario, che è dignità dignità del lavoratore che è un diritto costituzionale che non dipende dall'elargizione del politico di turno a cui tu leghi tuo figlio come un cane al guinzaglio e tutte le volte che tu presenterai l'onorevole a tuo figlio starà lì a dover scodinzolare davanti al politico di turno tu devi insegnare a tuo figlio che il lavoro è un diritto un diritto che tuo figlio dico tuo figlio ha diritto di lavorare non mi vendico su tuo figlio perché è figlio di una testa di come te, perché che colpa ha lui. Vi assicuro che è stato il caffè più dolce della mia vita. Mm. Grazie, Vladimir, grazie veramente di essere stata con noi. Eh, io vorrei chiamare, non so se Federica o Sara, qua da noi sul palco per dei doni che abbiamo per te. Ah, grazie. Ecco che arrivano, sarà una, una bottiglia di vino, una preziosa bottiglia di vino dell'azienda Cotarella, della famiglia Cotarella, e diverse pubblicazioni de, del territorio, tra cui la copia anastatica dei monumenti degli antichi etruschi di Feliciano Bussi che sono donati grazie a Fondazione Garibit Grazie! Uh, wow, ma questa è roba seria, eh! Eh sì! Quando il vino è nella sua cassa è roba seria. Io prima che, che ci salutiate vi, vi do appuntamento al prossimo appuntamento che sarà domani. Sempre, sì, sempre in questa sala, sempre alle 18, con l'incontro con Pietro Grasso, intervistato da Daniele Camilli e Carlo Galeotti, che presenterà il suo libro Il mio amico Giovanni. Sull'incontro di domani io vi consiglio di essere perché è un altro gigante come oggi eh, della storia d'Italia. Mm, vi dico solo due o tre cose biografiche. Il, il primo, il, la prima indagine che fa. Eh, Grasso è su Pier Santi Mattarella, eh, è stato giudice all'adere del Maxi Processo, per cui po potremo continuare a discutere la cosa che abbiamo discusso ieri con Arlacchi. E poi è stato presidente del Senato e per un lasso di tempo ha fatto funzione di capo dello Stato. diciamo È uno dei pochi uomini che conosce praticamente la struttura dello Stato mh, a, a, da, ai minimi termini. Per cui è molto interessante. Poi è uno pagato finché non me mena, insomma, è uno pagato. Per cui è.